Voglio ricordare che questa è una legge di iniziativa parlamentare, quindi il supporto fondamentale del governo. Ringrazio il sottosegretario De Filippo per essere qui e averci seguiti in questo lungo percorso. Ringrazio ovviamente i colleghi della 12ª Commissione, a partire dal Presidente, e di tutti i colleghi che hanno voluto arricchire il nostro lavoro, il nostro contributo, compreso i colleghi della Commissione Giustizia, che non hanno fatto mancare il loro aiuto e il loro contributo, e in maniera particolare, per concludere, gli uffici della Camera e soprattutto della 12ª Commissione, che sono stati al nostro fianco in questo impegnativo compito. Grazie. Grazie onorevole Gelli. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Prendete posto, indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numero 259, 262, 1312, 1324, 1581, 1769, 1902, 2155A, disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. È aperta la votazione. Coro De Filippo, no, forse. Ci siamo? Lavagno. Ok, l'onorevole Lavagno ha votato, ci sono altri colleghi che non riescono a votare, non vedo. Mi sembra di no. Quindi chiusa la votazione. Onorevole Invernizzi in arrivo, l'ho preso proprio. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo Bene, allora ora dovremmo passare alle mozioni in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità e alla destinazione dei proventi derivanti dal relativo sistema sanzionatorio. Però manca il rappresentante del governo che ci è stato dato nel palazzo ma non è ancora in aula, quindi sospendiamo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.